conferma il cellulare. E oggi parliamo, visto che è sabato, parliamo del caso di Chiara Ferragni. Già ho parlato in una live, ma ne voglio parlare ancora. Questa volta, perché già da settimane che volevo parlarne, questa volta parliamo del caso delle uova di Pasqua. Perché l'altra volta abbiamo parlato del caso del Pandoro Balocco, Pandoro che aveva lo zucchero palpabile rossa, perché è uscito in concomitanza con il boom del film Barbie, e allora tutti hanno voluto cavalcare l'onda del successo del film Barbie. È stato un fenomeno colossale, un fenomeno mondiale. Andavano anche gli adulti a guardarlo. Per esempio, io seguo l'avvocato Catania Francesco e lui è andato a vedere il film Barbie. E forse prima o dopo essersi mangiato in famiglia un barbecue che viene prima del Barbie R o del Barbie P o del Barbie G, viene il Barbie Q. Ci saranno come minimo 24 Barbie. Barbie A, Barbie B, Barbie C, Barbie D, Barbie E. Poi si arriva al Barbie Q. Chissà se sarà rossa il Barbie Q. E gli altri di che colore sono? Vabbè, sto divagando in amenità. Per usare un'espressione aulica. Salve, buon sabato a chi mi segue. Però dicevo, sembra che Chiara Ferragni attrae del karma su di sé, perché già la faccenda delle uova sembrava superata. E gli cade sul groppone la faccenda il Pandoro Gates. Ebbene, dopo il Pandoro Gates, adesso in questi mesi, dopo gennaio, si separa da Fedez. Fedez che ha detto che ha messo solo dei soldi, ci ha perso di suo, e per di più si separa, si divorzia. Non so se si divorzia da Fedez. Ha dei problemi con varie società, soprattutto acquista fama, ma acquista una fama un po' negativa, nel senso che di lei parlano in media, ma parlano per gli scandali, non parlano di certo per le qualità della sua sponsorizzazione. Sempre più persone si iscrivono ai suoi social, ma per avere delle novità di pettegolezzi, di gossip, e quindi non so fino a che punto tutta questa storia la sta beneficiando. Lei è corsa ai ripari dicendo che quando c'è stato il Pandoro Gate che avrebbe dato 1 milione di euro, ma era quello che in principio avevano promesso, che davano 1 milione di euro in beneficenza. Poi si vede che non hanno venduto abbastanza e non hanno dato nulla. E quindi ci sono stati perlomeno degli inconvenienti nella comunicazione di quello che volevano fare. Ci sono stati degli inconvenienti che poi hanno dovuto rimediare strada facendo. E non so se le uova erano della Balocco o erano di un'altra firma. Perché hanno promesso mari e monti anche con le uova, si direbbe, che quindi in questo senso la Fedez, che poi la Carfagni, perché si è divorziata, Chiara Fer no, la perfetta Carfagni, che c'entra? Chi è? C'è un lapsus. Chiara Ferragni, mi sembra che si chiama. Ho detto Carfagni, che c'entra? Mi scuso se esiste una Carfagni. La Chiara Ferragni è stata recidiva già dalle uova,
bisogna vedere se non iniziano a indagare su altre cose, perché si direbbe che tutto quello che toccava la Chiara diventava un gate. C'è stato il gate del panettone, ma poi si è scoperto che c'era pure delle uova, ma anche di altre sponsorizzazioni. Addirittura dicono che lei in qualche modo riusciva a avere molti followers, che quello ti dà un ranking di opportunità unico. Riusciva ad avere molti followers e non si sa come. Io non vorrei pronunciarmi perché sta sotto investigazione. Poi voglio ricordarvi che, a parte per quello che dicono le reti sociali, gonfiarsi di seguaci non è un reato. Quindi, anche se si fosse anche qualora si fosse comprata dei followers o li avesse attratto con qualche promessa, pure iscrivo ricambi, gli algoritmi, e no, io non lo sto chiedendo, sto dicendo eventualmente, anche se avesse attratto le persone con la promessa di iscriversi a cambio di un'iscrizione, questo non è penalmente perseguibile. Ma perché la può pregiudicare? La può pregiudicare perché tu vai da un possibile sponsor, addirittura lo contatti tu, un fabbricante di orologi d'oro noto, no, svizzero, e gli dici: io, come i grandi YouTubers, no, c'ho 400 milioni di iscritti al canale. Ah, 400 milioni! Allora, solo per parlare 30 secondi ti diamo 100.000 dollari, perché le opportunità che qualcuno dei tuoi iscritti, se è famoso nel mondo, ti seguono. Se io invece vado dallo stesso costruttore di cellulari d'oro svizzero e gli dico: voglio essere un vostro testimonial. Ah, certo, ci fa piacere. Quanti iscritti hai? 3.790. Se prendessero in considerazione l'idea di seguirmi, cosa potrebbero dire? Potrebbero dire: va bene, ti diamo 50-100 dollari per 5 minuti di sponsorizzazione nel video. E il video deve iniziare così, con la sponsorizzazione. Poi magari l'orologio d'oro te lo compri tu. E io non ho nessun interesse a comprarmi un orologio che costerebbe più di quello che mi danno in sponsorizzazione. Ma se io fossi un PEDEP o un Mister Beast qualunque, l'orologio me lo mandano in casa, anzi mi mandano 4-5 modelli di orologi cari, me li regalano, me li ossequiano, e in più mi pagherebbero milioni di dollari per parlare neanche 30 secondi dei loro modelli. Non ci sarebbe l'obbligo di mantenere il video più di 28 giorni, quindi potrei pure tagliare la parte delle sponsorizzazioni una volta finita la sponsorizzazione. Quindi è logico. Se Chiara Ferragni riusciva ad avere 1 milione di followers piuttosto che 100 milioni di followers, la pagavano molto per i testimonial, solo per presentare un prodotto nel video, e faceva dei video che erano di sponsorizzazione: compratevi questa crema, compratevi questo sapone corporale, compratevi questa spugna, compratevi le uova, compratevi il pandoro. Cioè, a lei la pagavano per mettere la faccia, perché dicevano: la sapete qual è la legge dei numeri grandi? La legge dei numeri grandi dice che se tu riesci a fare un video e c'hai 100 milioni di iscritti, se anche solo l'1% o lo 0,1% si fa influenzare da quello che dici, magari fanno clic in un link di Amazon e tu, come fai la pubblicità di quel prodotto, tu puoi prendere tanti soldi, perché sono lo stesso l'1% o lo 0,1% di 100 milioni di iscritti. Sempre che guardino il video, ci sono delle persone che hanno 1.000 iscritti al canale, ma 100 milioni di spettatori al mese.
una certa differenza. Io invece che ho 3.700 iscritti, se dico alle persone comprate questo prodotto, il link sta in descrizione, facciamo che il 10% di persone dica andiamo a vedere anche soltanto il link in descrizione. Quanto sono? 350 persone, 370 persone. Riconnessione, sei dal vivo di nuovo. C'ho dei problemi di riconnessione. Per questa ragione che ci sono delle persone che si comprano i follower, cosa che non bisogna fare, non bisogna fare. Allora, Angelo Conte, ciao San, ciao Angelo Conte. Che ne pensi del caso di Chiara Ferragni e delle uova di Pasqua? Perché già ne ho trattato in una scorsa live del caso del Pandoro Gate, quello con lo zucchero impalpabile rosa. E che ne pensi allora di questo caso? Perché veramente sembra che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Poi naturalmente non possiamo dire se è colpevole, perché bisogna vedere se c'è stato reato. E no, magari non è neanche responsabile, c'è stato un errore di comunicazione. Però la gente si è molto infuriata e hanno preso delle misure, quindi adesso deve andare in tribunale a dare delle spiegazioni, cosa che è un po' scomoda, bisogna dirlo. Allora, tutti quelli che mi seguono, grazie di seguirmi. Io adesso dovrò cambiare i valori per gli abbonamenti, ma mi raccomando, se volete supportarmi per aiutarmi ad andare avanti, comprate un super chat adesso, comprate uno sticker, oppure in uno dei miei video comprate un super like o abbonatevi. Se vi abbonate o comprate un super grazie, incluso i miei video vecchi, comprate un super grazie, e in questo modo mi potete dire cosa vi è piaciuto del video e di cosa voi volete che io parli. Se mi comprate un super grazie, io parlerò dell'argomento che voi scegliete che io parli. Sono questi i privilegi che do a quelli che si abbonano al mio canale e che comprano un super grazie. Mi raccomando. E partecipate con un super chat chiedendomi anche che io in un futuro parli di alcuni argomenti nei miei video, e farò dei video apposta sugli argomenti che più vi interessano. Per il momento continuiamo col caso Uova Gates di Chiara Ferragni. Logicamente lei non voleva protagonizzare questa vicenda. Ed è un caso curioso, perché lei pensava finalmente di poter tirare un sospiro di sollievo, e non prendendo delle caramelle alla menta, ma finendo una tappa processuale. Salve Alessandro Arcangeli, buon sabato, buon fine settimana a te e Angelo Conte. Che ne pensi, Alessandro Arcangeli, del caso Uova Gates di Chiara Ferragni? Perché dicevo prima, lei pensava che aveva già chiuso una tappa processuale, una delle tante forse, e invece sta diventando mediatica proprio perché si è riaperto un caso di nuovo retroattivamente che ha a che fare con le uova di Pasqua, che anche lì ci sono state delle irregolarità. Quindi la povera Chiara Ferragni è perseguita dal suo karma, da un karma negativo. E che ne pensate voi? Che ne pensate di queste cose che gli stanno succedendo a Chiara Ferragni? È veramente una cosa straordinaria. Qua vi voglio fare vedere i miei angioletti. Eccoli qua. Il cane che ce l'ho Vito da anni, già c'ha 9 o 10 anni, e più questi cagnolini che sono venuti per non farlo sentire solo circa 7 giorni fa al massimo. Hanno più di 45 giorni, ma sono cucciolotti, e sono quasi più grandi di lui.
ne pensate dei miei cagnolini? Beh, ritornando a noi, mi incuriosisce questo fatto della Chiara Ferragni, che retroattivamente adesso deve subire le conseguenze del suo modo di agire, del suo modo di fare. Ma appunto, cercare il successo nelle reti sociali sta bene, perché ben inteso, anch'io vorrei guadagnare come Chiara Ferragni. Non è che dico no, per carità, è una cosa oscena. Si tratta di lavoro, non è che no, non è lavoro. Ma io da 11 anni che vorrei essere un Chiara Ferragni, però ci sono dei limiti. E poi una cosa, un consiglio che do a tutti quelli che vogliono raggiungere il successo nelle piattaforme, nelle reti sociali, è proprio quello, non so se mi sentite bene perché il microfono l'ho messo nella schiena in modo da non avere sto apparecchio davanti, ma dovete capire. Vediamo che il cane sarà per qualcosa. Dovete capire. Vediamo che cos'è. Dovete capire che contemporaneamente al fatto che tu ti fai una carriera nelle reti sociali e diventi mediatico, contemporaneamente a quello, devi cercare di avere una carriera pure fuori dalle reti sociali o in altre reti sociali. È successo a un youtuber molto importante che per errore YouTube, c'è stato un incendio, non so che cosa, gli ha cancellato il canale YouTube, poi gliel'ha ridato, ma senza le iscrizioni, senza i video, senza nulla. E in protesta, siccome stava per scadere il mese e gli dovevano milioni di dollari, se n'è andato nella concorrenza, non dico come si chiama, neanche il colore, voi lo capirete da soli. Quindi bisogna avere dei canali alternativi, anzi degli account alternativi, perché se tu c'hai i canali del brand e per errore, per incidente, per pirateria informatica si cancella il canale principale, si cancellano pure gli altri. Quindi è logico che devi fare il possibile per avere un canale, un account secondario, almeno uno, non 4 o 5 come ho fatto io, e chiamarlo sempre nello stesso modo e mettere magari la stessa foto o foto con le quali identificarti. Perché? Perché poi se diventi famoso cercano direttamente su YouTube Santen Chan, per esempio, e trovano tutti i tuoi canali. Magari guardano anche i video degli altri canali, se aumentano le visualizzazioni negli altri canali, tocca fare dei video anche per gli altri canali, perché magari arriva la monetizzazione pure sugli altri canali. E in questo modo, se succede qualcosa a un canale, magari per uno strike, non so, qualsiasi cosa, tu stai negli altri canali di YouTube e non solo, altre reti sociali e in più. Cercare, se diventi un influencer, di andare nelle trasmissioni radio della tua città, di collaborare per un gazzettino o un giornale anche piccolo, di scrivere dei blog, di scrivere un libro, cioè a un certo punto diventi veramente indipendente dalle pubblicità e dalle sponsorizzazioni nelle reti sociali. Perché il vero mondo dei guadagni e dei profitti sta fuori dalle reti sociali. Quindi se riesci a scrivere un libro che ti rappresenta, ti dà anche più popolarità. Invece se rimani solo nelle reti sociali, ecco, adesso dopo 20 minuti mi seguono 0 persone. Oh, salve, ciao. Qua non ho mai in tempo reale il numero di persone che mi seguono. Però forse così aumentano. Forse così aumentano perché vi faccio vedere. Guardate, guardate. Sono sorelle.
Sono sorelle. Sono sorelle. Ebbene, voi mi dovete dire che ne pensate, del caso di Chiara Ferragni. Naturalmente aspetto i vostri commenti sotto questo video quando non sarà più live, perché a questo punto le 10 persone che mi stavano seguendo non mi seguono più. Però ho avuto picchi di 10 persone. Diciamo che è difficile mantenere il successo nelle reti sociali. Ed è difficile guadagnare molto. Purtroppo, se si prendono delle scorciatoie per mantenere l'esito, sono le cose che succedono, che veramente, perché ti scontano tutto. Tenere 50.000 o 100.000 dollari, forse Chiara Ferragni avrà avuto le sue difficoltà economiche. Forse pensava che prendendo che quello era il suo cachet per fare il testimonial, e c'è stata una mancanza di comunicazione o una comunicazione scorretta o incorretta da parte della Balocco per quanto riguarda il Pandoro. Poi le dinamiche dell'uovo di cioccolato Ferragni, sempre avvolto, se non mi sbaglio, in una stagnola rossa, non le conosco e non so se è stato la Pasqua prima del Natale del Pandoro Gate o la Pasqua dopo, quindi la Pasqua 2024, che si è ripetuto la stessa cosa. Non lo so, perché non ho seguito esattamente quello che ha detto l'avvocato Catania Francesco, ma so dirvi di certo che, insomma, chi la fa l'aspetta e chi non la fa butalaz. Insomma, Chiara Ferragni, se non l'ha fatta, ne ha preso tanto di Gutalaz, perché veramente ne è rimasta fino al collo. Comunque, veramente, non so che dire, del caso, perché non ho seguito molto dell'uovo, ma veramente come si fa a essere così recidivi, o come si fa ad avere così tanta cattiva iella? Veramente è un qualche cosa di inenarrabile, di ineccepibile, di furiosamente selvaggio. Ai ai ai. E poi proponetemi qualche altro argomento se non vi interessa questo, perché vedo che ci sono due persone che saluto, non so se parlano in italiano. Parlez-vous François? Sprechen Sie Deutsch? Hablan español? Speak English? In quale idioma volete che io parli? Esperanto? Siccome mi seguono in 180 idiomi, adesso vi faccio un regalo. Faccio vedere due splendide creature. Faccio un po' le live alla Mario Circello. Qua c'è una bella creatura, molto bella, vedete? Guardate, guardate. Guardate, guardate che bella creatura. E qua c'è un'altra bella creatura. E quando vedono che le filmo, fanno le birichine. E niente. Poi vediamo un po' se per esempio posso inquadrarmi, che cambia molto con faccio uno sperimento. Mi vedete bene? Perché la camera di dietro c'ha 13 megapixel. Però credo che poi alla fine l'applicazione di YouTube sceglie con quanti megapixel filmare, e quindi che non viene un video di 13 megapixel.
Però dicevo, come mai questi influencer ne fanno di tutti i colori? Come mai ci sono stati degli influencer che evadevano le tasse e poi hanno dovuto pagare 1,5 milioni? Influencer italiani. Come mai credono di poterla fare a Franca? Franca Rame, Dario Fo? Come mai? Insomma, sono delle persone recidive all'ora di fare delle cose che non stanno bene. Dopo vedrò come è venuto il video nella qualità. Dopo vedrò, non riesco a capire. Ecco qua. Mi sembra che la qualità del video non sia cambiata più di tanto, anche se ho girato la camera. La prossima volta vedo, perché l'inconveniente è che dovrei stare con un altro cellulare a leggere la chat, a meno che non mi compri un Samsung Galaxy Folder, per cui mi filmo con la camera principale, ma non ci sta aperto nel selfie stick e neanche nel tripode. Dovrei avere un sostegno gigante. E poi vedo, insomma. Allora, che ne pensi tu, o spettatore che sta in linea, di tutto quello che è successo, sta per succedere a Chiara Ferragni? Se n'è andato. Parla. Vabbè, come al solito farò una live di più di mezz'ora. Vediamo che ora è. Sì, va bene. Se non mi sbaglio, dovrebbero essere le 18:38. C'è un cellulare, questo che è il Motorola Moto E7 Power, che ormai perde colpi. E se tutti voi mi avete seguito fino a qua o vedrete questo video da adesso, mi raccomando, sponsorizzatemi. Io cercherò di cambiare gli abbonamenti, ma se voi non volete spendere più di tanto, mi raccomando, potete molto bene comprare un super grazie in una unica soluzione, invece di abbonarvi, ci sono i cani che abbaiano giocando. Invece di abbonarvi, comprate, per esempio, voi mi volete dare 20 euro in un anno. Invece di abbonarvi, intanto vi faccio vedere i cani. Invece di abbonarvi, hanno fatto anche pipì. Le due, tutte e due. Vabbè, dopo dovrò lavare, ma adesso continuo. Invece di abbonarvi, comprate un super grazie. E questo che significa? Questo significa che non avete l'inconveniente di abbonarvi, perché l'abbonamento è mensile e voi state sempre lì ogni mese dovendo pagare. Se invece mi volete supportare in un'unica soluzione, quella che voi decidete, perché fate clic in super grazie, vi appare un'asticella graduale
voi potete scegliere per quanto tempo, cioè quanto pagare, tanto negli abbonamenti come nei super grazie. E questo vale anche per i super chat. Ma tanto questa live non so quando finirà. Io voglio cambiare perché a stare sempre seduto in un unico luogo mi stanco. E allora io sto qua. Vediamo se cambio formato di live. A questo punto un po' rallento qua. Inclino in questo modo, sia bene. E che faccio? Voilà. Voilà, che stiro il parlo selfie e vi parlo in questo modo, capito? Vi parlo e devo prendere gli occhiali. Faccio delle invenzioni io che non riesco neanche a capire come mi vengono in mente. Se sono strabico, pretendo di leggere poi lo schermo o di guardarlo anche soltanto senza gli occhiali. Ecco come faccio. Allora, in questo luogo di pace, fratelli. Ah, ecco. Tizio Caio. Ciao. Ciao, carissimo amico mio, Tizio Caio. Se non mi sbaglio, Tizioc Caioc, ciao, che ne pensi del caso di Chiara Ferragni? Che ne pensi del Pandoro Gates? Che ne pensi di tutto quello che è successo attorno alla persona di Chiara Ferragni? E che ne pensi soprattutto delle uova Gates? Perché stavamo parlando in questo video di quello che è successo con le uova. E secondo te, lei non ha nulla a che fare? Chiara Ferragni era all'oscuro di tutto? È stata vittima, come lei stessa ha detto anche nel caso del Pandoro, che poi ha voluto dare 1 milione di euro. Che poi alla fine mi sembra che gliel'ha messo Fedez, che alla fine si è addirittura divorziata da Fedez, quindi non ci ha guadagnato nulla. Ma se c'è stato un errore di comunicazione della Balocco e della Ferragni, perché loro avevano promesso di donare 1 milione di euro se la gente comprava il Pandoro, che lo vendevano molto più caro di quello che dovrebbe costare un Pandoro, difatti c'erano dei Pandoro della Balocco che erano normali, ma quelli della Ferragni con lo zucchero palpabile rossa erano molto più cari, forse il doppio. Allora loro si aspettavano forse di vendere milioni di Pandoro, e invece non è stato così. A nessuno poteva fregare di meno, e soltanto qualche centinaio di migliaia di persone avranno comprato un Pandoro. Ma le vendite non sono state sufficienti come per guadagnare qualcosa, oppure sin dall'inizio volevano fare i marpioni dicendo che l'avevano donato il milione, i 100.000 euro, o niente, facendo finta di niente, facendo gli ignorri. E allora è veramente complice di questa attitudine la Ferragni, oppure no, oppure non sapeva nulla? L'hanno bugiardata a lei o lei ha cercato di bugiardare le persone? Perché poi è uscita piangendo, cioè non c'aveva più la sua pettinatura, addirittura non era più bionda, non era più ben vestita come una Barbie. Voi che ne pensate? Veramente una trasformazione di look impressionante,
è passata a essere la Marilyn Monroe dei panettoni, a essere la Marilyn Monroe nell'aspetto di quando si è svegliata la mattina dopo di aver preso i barbiturici. Non so se mi spiego, c'aveva la stessa espressione di viso, gonfia, piangente, imprecante, implorante. Che avrebbe potuto avere Marilyn Monroe il giorno dopo che l'hanno ritrovata che aveva preso i barbiturici. Non mi dilungo di più, ma insomma ha fatto una figura rotonda, rotonda di grandissima M. Ma l'ha fatta apposta o veramente non si rendeva conto di quello che stava facendo e di quello che gli combinavano intorno? È una cosa che mi sono sempre chiesto. E ha attirato la mia curiosità il sapere se la Bolocco Balocco fosse stata più responsabile di lei. Ma non so se retroattivamente c'è stato lo scandalo delle uova rispetto al panettone, oppure se dopo il Pandoro Gate, dallo zucchero palpabile rosa, c'è stato anche il caso Uova Ferragne, Ferragne Gate, dalla stagnola rosa, per sfruttare, diciamo, l'interesse non solo infantile per il film Barbie. Infatti anche l'avvocato Catania Francesco è andato a vedere il film Barbie. Poi mi raccomando, sponsorizzatemi, abbonatevi. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella, commentate questa live quando sarà video. E voi avete, se fate clic su abbonamento oppure su super grazie, oppure anche nella chat finché dura questa live, potete entrare in chat e fare clic su super chat oppure stickers. E vi apparirà accanto ai prezzi canonici anche un'asticella graduata. Potete quindi selezionare meno di 4 euro oppure più di 200 euro. Detto questo, io mi sto stancando il braccio. Questa splendida inquadratura è bellissima, mi piace, ma dico, come può la Chiara Ferragni e aver fatto tutto quello che ha fatto? Addirittura adesso l'accusano che non è un reato, ma è un qualche cosa che alle reti sociali e agli sponsor non piace, di essersi di aver acquisito in qualche modo i followers. Ehi, ai, ai, Chiara Ferragne, proprio su questo mi sei caduta, sull'acquisizione dei followers. Questa è una cosa che fanno gli adolescenti, iscritto ricambi, non funziona nella realtà, soprattutto non funziona quando ti vuoi fare sponsorizzare, perché poi gli sponsor, i patrocinatori si imbippano. Perché? Perché per la legge dei grandi numeri, se più followers tu hai, più in teoria ti seguono. E magari se un 1% soltanto segue i tuoi consigli nell'acquisto di un prodotto che tu facevi video esclusivamente per vendere, magari fai molte vendite se c'hai 1 milione di followers piuttosto che 10. E anche le visuals, se tu c'hai 100 milioni di visuals al mese, magari trovi uno sponsor che ti dà 100.000 euro al mese. E quindi puoi avere molti sponsor che vogliono il tuo patrocinamento perché diventi proprio un influencer. Perché di solito se hai 100 milioni di views e 10 milioni di iscritti, non è che tutti vadino a comprare quello che vendi, ma di sicuro qualcuno sì. Che succede in un canale piccolo come il mio, con quasi 4.000 iscritti, 3.700? E con 1 milione di visuals all'anno, no a video, che io potrei pure provare a sponsorizzare qualcosa, però i guadagni miei e anche di chi mi sponsorizza sono bassi, perché
perché per la legge dei grandi numeri, se un 1% interagisce con i consigli che io do e arriva a comprare, magari attraverso una piattaforma del web, sono poche le vendite che faccio. Quindi è per quello che PewDiePie, o come si pronunci, che ha il doppio di abitanti dell'Italia in iscritti soltanto, poi avrà abbonati e miliardi di visualizzazioni all'anno, e Mr. Beast, che lo supera ultimamente perché è andato al numero uno, quindi ha decine di miliardi di visualizzazioni all'anno, neanche a parlare negli short, che lì guadagna anche di più. E poi 200 milioni di iscritti, di abbonati non so, ma saranno moltissimi. Ecco, se loro fanno una mia stessa patrocinazione o sponsorizzazione, io posso guadagnare 100 euro. Loro guadagnano dai 100.000 euro al milione per una sponsorizzazione di 30 secondi, laddove io devo fare 5 minuti di video mi danno 100 euro. Quindi è così. Ma perché sei caduta su queste cose, Chiara Ferragne? Perché sei caduta? Perché sei caduta su queste cose? Ma perché sei caduta su queste cose? Cose, capito? Adesso mi sto stancando le braccia, sto a fare palestra con il palo selfie, ma vi vorrei fare vedere una cosa bella. Poi intanto la gente entra ed esce, entra ed esce. Beh, forse io la cosa bella non ve la faccio vedere, anche perché si stanno muovendo di qua e di là, su e giù, e io mi vado a sedere di nuovo. Eh sì, è così, capito? Io mi vado a sedere di nuovo, qua c'è il sole, la luna e le altre stelle del firmamento. Io mi vado a sedere di nuovo, qua sto aprendo la base. Qua devo girare un po', scusate gli inconvenienti tecnici, rallentare un po' la morsa, perché devo mettere nella giusta angolazione, come se atterrasse l'Apollo 11 sulla Luna, il modulo lunare. Devo tirare un po' il palo selfie, e adesso che sta la base aperta, che è un bellissimo palo selfie comprato un sito di vendita online, regolare l'angolazione, perché veramente avere il cellulare in mano, anche se adesso si possono fare le live in verticale, non è lo stesso. Poi per parlare d'altro, non so, io avrei voluto fare dei video su altri argomenti. Soltanto che questo lo posticipavo sempre e non sapevo di che, cioè non mi sono preparato su altri argomenti, per quello ho iniziato a fare il video sull'uovo gate, perché se c'è stato un Pandoro Gate ci sarà un nuovo gate. Però volevo parlare della faccenda, di quello che sta succedendo in Ucraina. Poi non ho ancora fatto un video su quello che succede in Terra Santa, tutte le dinamiche del conflitto, ma c'è stata una ragione anche specifica, oltre alla mancanza di tempo, logicamente, perché anche ho voluto dare il tempo agli spettatori di guardare i miei ultimi video, altrimenti se faccio un video ogni 2 giorni succede che non hanno le visual che devono avere. E ho fatto un video facendo la spesa di 1 ora e 41, uscito in Premiere, e ha avuto più tempo di visualizzazione e più visualizzazioni dei miei video anteriori. Però non posso mica fare un video ogni giorno, ogni 2 giorni, perché altrimenti gli tolgo le visualizzazioni al video anteriore. Ma poi anche la ragione per la quale io non ho fatto più video su argomenti di guerra, e che difficilmente te li monetizzino, difficilmente te li monetizzino. E allora, perché se poi ho migliaia di visualizzazioni, anche quelle contano.
perché oggigiorno YouTube non è che devi fare 100.000 visualizzazioni in un video. Oggigiorno con YouTube basta che tu fai 100.000 visualizzazioni nel canale. Poi possono essere 100.000 visualizzazioni, e se tu c'hai, per esempio, arrivi ad avere 100.000 video nel canale che sono monetizzati e fanno tutti una visualizzazione al giorno come minimo, tu ci avresti $100 al giorno. Quindi è logico che ogni video conta, anche in ogni singola visualizzazione, proprio perché sono cumulative. Non è più come una volta che mi hanno pagato per un unico video che aveva superato le 100.000 views e che per il momento lascio come trailer per i non iscritti, come sturare il lavabo del bagno. Invece adesso no, praticamente anche i video che meno si vedono, quelli che si vedono una volta all'anno, ti garantiscono visuals. Ehi! Come dire, io non so se continuare con la momento. Io non so se continuare con la live o no, perché all'inizio ci avevo 10 persone in live. Poi di meno. Voi che ne pensate del conflitto in Medio Oriente? Scrivetemelo qua sotto. Poi sta diventando un po' tarduccio. Forse vado a letto e leggo il Carduccio. Chissà, queste battute quanti le sentiranno. Si fa un po' tarduccio. Vado in camera e leggo la poesia del Carduccio. Dicevo, che ne pensate del conflitto in Medio Oriente? Che ne pensate del conflitto provocato da Putin in Ucraina? Veramente siamo a rischio di un conflitto mondiale? Come io avevo già detto nel 2014, che c'erano tensioni geopolitiche tra l'Iran e l'Arabia Saudita. Voi che ne pensate? Nel 2014 dissi che ci potevano essere delle tensioni fra l'Iran e l'Arabia Saudita che sarebbero sfociati in una guerra nucleare. Adesso le tensioni sono tra Iran e Israele. Speriamo non succeda nulla, per carità, perché sarebbe terribile per tutti, ma proprio per tutti, anche perché peggiorerebbe se ci fosse un qualche cosa. Non dico di nucleare, quello è da escludersi, ma se ci fosse un conflitto tra Iran e Israele, si peggiorerebbe il conflitto e si regionalizzerebbe di più il conflitto tra Russia e Ucraina, perché tutto è collegato. Poi anche si risveglierebbe Corea del Nord, attaccherebbe magari Corea del Sud. E io vorrei sapere, per quanti di voi guardano il video a questa attuale minutaggio, 50 minuti e 15 secondi, che ne pensate di questi due altri argomenti? E poi mi raccomando, comprate Super Grazie o abbonatevi, e adesso potrete partecipare come nella chat con Super Chat e Super Stickers o Stickers. Però quando questo video non sarà più disponibile, potrete soltanto comprare Super Grazie e abbonamenti, anche regalarli a nome di altri che hanno Tizio Ok, Caio Ok. Ciao, ti ho salutato prima.
E mi raccomando, compratevi un abbonamento, un super grazie, in questo modo avrete il diritto e il privilegio di chiedermi di parlare di qualsiasi cosa. E io in anteprima agli abbonati gli faccio vedere il video, la premiere, la live e poi lo metto pubblico. Quindi se saranno delle risposte in esclusiva per voi, lo metto pubblico dopo un mese o 28 giorni. In questo modo voi potrete dire: Saint Jean mi ha risposto a me. Io vi do il link perché lo metto in non in elenco e vedrete la video risposta soltanto voi. In questo modo non avrò non ci saranno pubblicità né tagli pubblicitari e vi vedrete il video per intero, magari durerà un'ora, dipende da quanto donate, e poi lo potrete fare vedere ad altri se vi piace l'idea. E poi naturalmente, che altro può succedere se comprate un super grazie di certo livello o un abbonamento che risponda alle vostre domande, che vi menziono nei video. Se voi volete pubblicizzare un vostro canale di YouTube, volete farlo partire, io in ogni mio video, se vi abbonate, vi saluto e vi dico: seguite tale persona, seguite tal'altra persona, capito? E vi saluto sempre, anche se comprate un super grazie costoso. Non è che dico non dovete seguire, chiaro, non è che no. Però ecco, se comprate dei super grazie, degli abbonamenti, io promuoverò i vostri canali di YouTube. E lo stesso se qua in live, adesso che dura, farete lo stesso. Allora, per concludere, che io magari concludo fra 7 minuti se non ci sono delle persone in live, che dire del caso Uova Gate di Chiara Ferragni? Che dire? Già sono passati 53 minuti e vediamo quanta ricarica di cellulare ho. 37%. Io credo che dovrò tagliare sì o sì. Mi dispiacerà se entrano delle persone in live perché c'ho il 37% di batteria. Non è molto, non è molto, è un orrore quello che ho. Però diciamo, forse il wifi che è lento, dovevo scegliere un altro wifi. Ecco, riconnessione. L'altro wifi è più no, è uguale la potenza dell'altro wifi, anzi forse più debole. Però dicevo, momento, scusatemi, e dicevo Chiara Ferragni mi sembra che una ne fa 100 ne pensa e che gli va tutto storto, come dice l'avvocato Catania Francesco. Cos'altro mai gli può andare storto a Chiara Ferragni? Pandoro Gates, autoumiliazione pubblica cospargendosi il capo di ceneri, magari rossa come lo zucchero impalpabile del Pandoro, ridando 100.000 euro che poi lei credeva che era il suo cachet, ma era il denaro che si doveva donare. Forse c'è stato un errore di comunicazione. E alla fine, un momento. Alla fine anche salta fuori l'affare. Salta fuori l'affare del nuovo gate. Via! Salta fuori l'affare del nuovo gate. È veramente, veramente qualcosa che la persegue. E poi ci sono anche cose minori o maggiori.
La separazione da Fedez, io intanto do da mangiare al gatto. La separazione da Fedez, non so, acquista una fama negativa nelle reti sociali perché alla fine il divorzio, il Pandoro Gate, l'umiliazione di ridare 100.000 euro in beneficenza, il fatto che alla fine gli sponsor la allontanano e guardate che bello come è venuto a mangiare. Il fatto che alla fine di Chiara Ferragni e di tutto il suo insuccesso che gli è venuto ultimamente, che gli è caduto tutto sopra, tegola dietro tegola, come se fosse un karma negativo. Cosa si può mai dire? Veramente non si sa più cosa pensare, fino a che punto sia innocente, anche perché uno non è solo colpevole legalmente e penalmente, ma è anche colpevole ingannarlo, il Pandoro, con la polverina, lo zucchero impalpabile rossa e la confezione rossa allo stile Barbie, perché pensavano realmente di aiutare qualcuno e invece i soldi si sono persi via facendo. Della Pubalocco non ha fatto le cose a proposito, ma le hanno fatte male. C'è stato un errore di comunicazione, alla gente non hanno detto: guardate che se noi non vendiamo non possiamo donare denaro. Loro previsto che riuscivano a raccogliere fondi sufficienti come per dare non so se 100.000 euro o 1 milione in donazione, e il cachet della Ferragni era le clausole del contratto, vendere il cachet e di fare la sponsorizzazione. Poi, se sia stata complice, lo diranno i suoi avvocati in tribunale. Ma si direbbe che anche la Balocco si è scordata di dire alla gente: noi potremo pagare tale cifra di denaro se raggiungiamo un certo limite. Perché poi la gente sarebbe stata libera di scegliere di comprare il Pandoro classico della Balocco oppure il Pandoro stile Barbie della Ferragni. Invece no. Invece hanno detto tutto come se già avevano a disposizione la possibilità di regalare quel denaro. Invece tutti sanno che insomma i panettoni si vendono una volta all'anno, almeno in Italia. Poi questa moda degli ultimi 20 anni, 30 anni, di mangiare il pandoro e il panettone, il torrone e tutte queste cose già a settembre o ottobre. Un altro po', già si mangia il pandoro in agosto. Quando arrivi a ottobre, novembre, già lo mettono in lettura, ti vendono due o tre pandori al prezzo di uno. Quando passa Natale, ne compri ne compri quattro al prezzo di uno. È veramente assurdo, assurdo il livello a cui si arriva, no? Di vendere pandori come se non ci fosse un domani. Ma e di vendere panettoni, ma non è così, non è, si è perso lo spirito della festa per vendere il pandoro, il panettoni, il panforte, il torrone e tutte le dovrebbero essere venduti al limite a novembre o dicembre, come quando io ero bambino non si trovavano prima e poi non ti li mettevano in sconto. Adesso è uno sconto fittizio perché ti fanno prendere due al prezzo di tre. Intanto ne devi comprare due. È tutto calcolato. Se ti fanno comprare due al prezzo di tre, è perché il supermercato ne compra tantissime quantità che l'industriale gli fa lo sconto. Quindi non ti regalano nulla, ti fanno pagare in proporzione a quello che guadagna l'ipermercato, il supermercato, il negoziante. Sta tranquillo o sta tranquilla che non ti regalano nulla, ti obbligano a comprare di più. Certo, tu ci risparmi,
Ma voglio dire, se sei da solo e già a settembre compri il pandoro 2 al prezzo di 3, che poi lo stesso, il pandoro dal zucchero impalpabile rosa stile Barbie di Chiara Ferragni costava molto più caro, tu stai comprando panettoni. C'è gente che io conosco che mangia il pandoro invece che i cornetti a colazione, perché aprono il pandoro a colazione, ci fanno la merenda, stanno tutto il tempo con il pandoro, il panettone e via dicendo. Quindi, come dire, la gente se ne approfitta, tutti se ne approfittano. Non bisogna credere ai miracoli, non esiste la corte dei miracoli. E tutti a dire: no, ma io avevo comprato il pandoro perché in questo modo aiutava chi doveva aiutare, non mi ricordo. Ma non è così, capito? Non è così. Ti giuro, volevo fare un video sul Medio Oriente, ma mi è rimasto qua di fare questo video, anzi qua c'avevo una fissa perché veramente volevo fare una live per parlare in live di questo fatto qua. Ho avuto poca partecipazione in chat, ma ho avuto molti più spettatori che mi hanno seguito all'inizio, circa 10 contemporaneamente. Poi non so perché il numero di spettatori è calato fino ad arrivare a zero, forse perché 1 ora e 4 minuti che sto trasmettendo. Appena cala il numero di views, appena cala, ho appena sto al 33%, non so se arrivare al 30% o al 20% di batteria. Però vediamo se c'è qualche persona che vuole interagire con me. Sono ben disposto a parlare perché mi sto reiterando e alla fine diventa noiosa la cosa. Però è incredibile come i VIP a volte, non so se questo è il caso. Non so se questo è il caso, ma a volte i VIP siano delle bolle di sapone, dei palloni gonfiati, perché basta un piccolo scandalo e subito si mettono a piangere e a chiedere scusa. Certo, un piccolo scandalo di appena 100.000 euro, che non sarebbe andato in aiuti di nessuno. E mi sembra che avevano messo da parte quelli del panettone o del pandoro, avevano messo da parte 50.000 euro, quando non so se avevano promesso 100.000 o 1 milione. Quindi molti, i più maliziosi, quelli in malafede naturalmente, avevano detto che era tutto premeditato. Io non lo posso dire. Però voglio dire, se già metti in preventivo che dai di meno di quello che prometti, e poi scoprono la magagna e corri ai ripari piangendo e dicendo che alla fine di tuo mettevi 100.000 euro. Sì, era il cachet che la Chiara doveva guadagnare lei per fare la sponsorizzazione. Si vede che allora la ditta del Pandoro non ha messo nulla,
Non so come è andata la dinamica. Comunque è dovuta apparire molte volte in tribunale. Questo ha stressato la coppia. Non so se Fedez ha finito per pagare lui di tasca sua anche le multe per magari non farla processare, perché se tu stai in torto, ma hai un reato amministrativo, ti puoi salvare per il rotto della cuffia pagando anche multe e ammende. Come succede a chi mette l'auto in divieto di sosta? Non è che vai in galera, paghi una multa. Se non paghi la multa a tempo, paghi gli interessi, e se non paghi tutto, ti sequestrano l'auto. E se hai già venduto l'auto, allora rischi il pignoramento sulla casa. Se stai in affitto, poi in ultima istanza può pure andare in carcere. Magari rimani agli arresti condizionali in casa, fai 3 anni perché è un reato minore. Magari rimani a piede libero con obbligo di firma se ti va tutto bene, però ne rimani pregiudicato o pregiudicata. Allora, se qualcuno paga il debito con gli interessi e con la multa, con la morosità, non ti succede nulla, perché magari non inizia una pratica amministrativa o penale contro di te. Allora forse Fedez gli ha pagato tutto, poi però si sono divorziati. Troppi soldi gli costava la Chiara, e poi è ritornato come karma questo dell'uovo di Pasqua, magari le stesse dinamiche. Io, prima della chiusura, vorrei chiedervi, oltre a sponsorizzarmi con un super grazie, con un abbonamento, cosa ne pensate del caso di Chiara Ferragni, di tutto quello che gli è successo intorno. Poi volevo mettere un effetto speciale, ma me lo scordavo, perché tutta questa vicenda è un po' da sogno. Si è passato dalla favola della Chiara Ferragne di successo, influencer di successo, dal caso della Chiara Ferragne, influencer realmente molto popolare, molto seguita, che qualsiasi cosa la trasformava in oro, a una Chiara Ferragne che è sempre più parlata, ma per altre ragioni di quelle che lei avrebbe voluto. Addirittura è sparita un po' di tempo dai social per vedere se le cose si placavano, e invece la gente ha iniziato a commentare i suoi video e i suoi post dappertutto in una maniera che lei non avrebbe voluto, e ha iniziato, dicono, a cancellare commentari, a cancellare insinuazioni, e quindi tutta questa fama che ha acquisito dopo il caso dell'uovo e del panettone e altre cose di questo genere, anche a seguito delle interviste che, per esempio, La Vita in Diretta fa per la strada alle persone, chiedendo che ne pensano di Chiara Ferragne, gli ha portato una popolarità molto negativa, anzi una impopolarità molto positiva. Quindi lei non si sarebbe mai aspettata di diventare popolare per queste ragioni. E non è uno youtuber del trash all'italiana, del YouTube trash italiano, che quanto peggio si parla tanto meglio è, perché fa cose trash. La Chiara Ferragni voleva essere presa sul serio e per poco ci riesce, però poi rovina tutto. E allora adesso, se parleranno sempre peggio di lei, se la gente si fa un'opinione sempre peggiore, succede che ottiene l'effetto contrario di quello che voleva ottenere, perché ai ai ai, la Chiara Ferragne, facendo la furbetta, ha inviperito il suo pubblico, i suoi follower, e adesso gli sponsor non vogliono avere nulla a che fare, non tutti, ma qualcuno, con chi ha fatto il furbetto anche a loro spese. Dicono, avendo dei followers non si sa come, dicono, e dicono,
avendo delle visuals non si sa come, ma anche avendo dei commentari sotto il suo materiale, non solo su YouTube ma in tutte le reti sociali dove era presente e dove continua a essere presente, ci sarebbero dei commentari, dei mi piace, delle iscrizioni, addirittura degli abbonamenti sospetti. E questo fa sì che si guadagni in popolarità, però non è la popolarità che piace molto ai patrocinatori che sganciano il grano, ma è una popolarità che non piace, perché una cosa è che tu fai dei video come li faccio io e arrivi a avere milioni di visualizzazioni al giorno, ed è chiaro che non riceverò gli elogi di nessuno, anzi mi criticheranno, ma voglio dire, io faccio cose comiche, faccio cose divertenti, alla gente piace seguirmi per il tenore delle dichiarazioni che faccio, nessuno mi prende sul serio, non succede nulla di male se quindi ridono di me o mi fanno dei commenti che io devo filtrare per non perdere tempo a cancellarli uno a uno. Non succede nulla, voglio dire, tutti sanno che faccio delle parodie e anche quando parlo normalmente sono un po' comico, non parlo quasi mai seriamente, parlo spontaneamente. Quindi io, se guadagnassi milioni di visualizzazioni, naturalmente non ho neanche un centesimo per comprarle, non ho un centesimo. Quindi se io faccio, arrivo a avere milioni di visualizzazioni, di iscritti, di abbonati, eccetera eccetera eccetera, dei commentari negativi non me ne viene nulla di negativo, perché significa che comunque bene o male di me parlano, e gli sponsor lo sanno che io faccio dei video per cui posso ricevere qualsiasi tipo di commentario. Ma la Carfagne voleva essere presa sul serio per vendere, per vendere tanti prodotti, e ci stava riuscendo. Ha perso popolarità dal momento in cui anche programmi come La Vita in Diretta si sono messi a trasmettere di tutte le cose che sono successe attorno alla sua persona, e la gente che aveva comprato il Pandoro a esprimere il suo sconcerto, il suo sgomento, il suo scorno, e a fare ricadere la colpa su di lei, che magari non aveva colpe, a parte il fatto non essersi informata sul tipo di condotta che avrebbe avuto lo sponsor, perché purtroppo i testimonial sono quando stanno con uno sponsor o un patrocinatore, è come se si sposano, stanno insieme nel bene e nel male. Se il patrocinatore fa qualche cosa che magari non è un reato, che non ne sei colpevole, tu sei un reato, ma se hanno una condotta immorale, indecente, poco etica, la gente ti giudica assieme al patrocinatore. Non è che la gente dice lui ha patrocinato un prodotto ma non c'entra nulla con quello che ha fatto. No, se la prendono con te che hai dato cattiva informazione, e in un certo senso è vero, tu ti devi sincerare e vedere se per caso il patrocinatore è capace di mantenere la sua promessa di donare del denaro o no, perché se non lo fa tu devi prendere le distanze, non devi incassare i soldi del patrocinamento e poi dire va bene, che facciano quello che vogliono, io il mio lavoro l'ho fatto e qua finisce, qua è iniziato e qua finisce. Io ho fatto i miei video parlando del Pandoro che gli hanno messo nella copertina, nella confezione, il mio nome, che gli hanno messo lo zucchero impalpabile rosa per renderlo distinguibile dagli altri Pandoro della stessa marca, e qua finisce tutto, e buonanotte al secchio. Ma non è così che la gente per la strada ragiona. Molte pensionate che prendono la minima di 400-450 euro hanno detto che hanno fatto uno sforzo per comprare molti Pandoro e regalarli in famiglia, proprio perché pensavano che comprandone 10, comprandone 20, comprandone 100,
da regalare a amici, parenti, vicini di casa, conoscenti. Sapete come sono le persone anziane che regalano anche a persone che vedono la prima volta, gli regalano un pandoro perché così dicono: faccio della beneficenza, aiuto qualcuno e in più sono gentile con una persona che conosco per la prima volta. E molte persone sono uscite nelle trasmissioni, nei telegiornali a parlare male della Chiara Ferragni perché sono rimaste deluse e perché hanno speso un'intera tredicesima comprando i panettoni, quando a un nipote gli potevano comprare uno smartphone, gli regalavano 3-4 pandoro, perché gli vendevano addirittura, mi sembra, 400 euro quelli nella confezione rigida. 400 euro. Ma se compri dal fornaio il pandoro lo paghi molto di meno. Ma vallo a comprare nella Lidl, vallo a comprare a Carrefour il pandoro, vallo a comprare nell'ipermercato. Invece no, lo andavano a pagare, lo andavano a pagare un'enormità. Adesso vi devo lasciare, grazie di avermi seguito, mi raccomando continuate a seguirmi sul mio canale. D'altra parte c'ho il 28% di batteria.